Amici, te la racconta, mi trovo qui col Cardinale Müller, che oggi festeggia un momento particolare. Nella sua chiesa si celebra la festività di Sant'Agnese. Ci racconta un po' di questa festività particolare che le presiede oggi. Festeggiamo il natalizio per il cielo di Sant'Agnese. Era una ragazza, una fanciulla, 12 anni nel terzo secolo. Uno può pensare, non ci interessiamo per queste cose, ma è una di noi, la stessa fede, la stessa comunione dei santi intercede per noi nel cielo e ci ha dato un grande esempio di avere paura affrontata con questo martirio, il sangue, questa brutalità dei nemici e della Chiesa, i vecchi pagani qui a Roma, ma anche i pagani di oggi. Ci sono tante persecuzioni dei cristiani nel mondo, nel sangue, ma anche nelle parole, parolacce contro il cristianesimo, con i fedeli devono soffrire tanto oggi in un clima della decristianizzazione della nostra cultura cristiana europea, e per questo possiamo vedere una fanciulla di 12 anni era capace di dare con la propria vita il testimonio per Gesù Cristo, nostro Signore, che ha dato la sua vita per noi, ma tramite la sua risurrezione dai morti ci ha aperto la porta per il cielo. Quindi questo momento di guerra comunque è un momento che si avvicina a questa giovane donna, questa guerra in Ucraina. Sì, è molto lamentabile che gli uomini anche oggi nel nostro secolo, dopo tante queste esperienze brutali durante i secoli, ma soprattutto nel secolo XX, con le due guerre mondiali e tutte le altre atrocità, come è possibile che i nostri politici, che hanno il mandato di servire al popolo per il bene del popolo, della gente, fanno per la propria gloria, per la sua mitologia di una grande Russia, eccetera, fanno queste guerre dove tanti uomini devono morire, giovani, anche bambini sono feriti, e possiamo pregare come cristiani, ma anche i nostri politici devono aiutare alla gente in Ucraina con tutti i mezzi che abbiamo per finire questa guerra, e soprattutto la Chiesa Cattolica, con il Papa, con la più alta autorità morale nel mondo, deve dire pubblicamente, dice pubblicamente, che questo è un disastro contro la umanità, contro i diritti umani e contro la volontà di Dio. Per questi russi, si chiamano cristiani ortodossi, la grande maggioranza, c'è il patriarca, tanti vescovi che sono, anche secondo la nostra convinzione cattolica, sono una vera tradizione apostolica degli apostoli, hanno ricevuto l'ordinazione episcopale, sono i rappresentanti di Gesù Cristo, e loro devono dire al governo di Russia non di venire solo alla Chiesa e fare segni della croce nella loro maniera, ma anche di vivere secondo i comandamenti di Gesù Cristo. Il primo comandamento è di amare Dio soprattutto e amare al prossimo come a te stesso. Quindi un messaggio particolare che volesse lei dare a tutte queste persone che soffrono e a coloro che ci ascoltano. Qual è il messaggio, il suo messaggio personale? Ci sono tante sofferenze nel mondo a causa delle malattie o degli incidenti nel lavoro, nel traffico, ma anche ci sono sofferimenti per i quali gli uomini sono la causa.
per questo sappiamo, noi sappiamo come cristiani, Gesù Cristo ha sofferto per tutti noi, inclusi sono tutti i nostri sofferenti, sofferenze, in la croce di Gesù Cristo, e aveva anche la speranza per la risurrezione, per superare tutte queste sofferenze, ma anche noi dobbiamo aiutare con le nostre mani, sono le mani di Dio, noi siamo le mani di Dio e con il nostro cuore, siamo anche rappresentanza del cuore di amore di Dio, di Dio Trino, con la nostra preghiera di aiutare che alla fine finalmente finisca questa guerra, tutta questa atrocità. Quindi finirà secondo lei? Finirà tutto, sì. Sì. E del suo libro che ne diciamo? Il suo bellissimo. Sì, il nuovo libro, tanti libri ho scritto anche in italiano. L'ultimo? L'ultimo sì, si chiama In buona fede. C'erano alcune domande, io ho dato risposte. C'è un motivo perché l'ha chiamato Buona Fede? Buona Fede era l'idea del giornalista, in buona fede, la fede è il fondamento della nostra esistenza cristiana, e anche la buona fede, siamo ottimisti, siamo pieni della speranza che nonostante di tutti i pericoli, tutte le sfide, alla fine vincerà Gesù Cristo. Salve.